Monticelli e Recanatese si sfidano allo stadio comunale di Castel di Lama per la quarta giornata del girone F di Serie D. Le due squadre si erano già affrontate nello stesso impianto di Via Tevere nel match di Coppa Italia vinto 1-0 dagli ascolani di mister Stallone. Oggi in tenuta bianca-azzurra contro i giallorossi allenati da mister Potenza. In avvio c'è Guida che tocca per Cocchieri, allarga bene sulla destra per Cappelli che si porta il pallone sul mancino, la conclusione angolata che finisce di poco al lato. Al minuto 17, prima svolta del match, angolo dalla sinistra, c'è un contatto in aria tra il numero 7 Brajdičić e proprio Cappelli, l'arbitro Paolucci indica il dischetto tra le vibranti proteste degli ascolani, episodio molto dubbio. Dagli 11 metri va Palumbo che spiazza Rinaldi e Recanatese in vantaggio con il suo numero 9, classe 1983. Fanno festa i ragazzi giallorossi. Ancora la Recanatese sulla destra con Brajdičić che punta Mallus che lo stende. Viene ammonito l'esperto difensore classe 82, acquistato proprio nelle ultime settimane dalla compagine ascolana. Priva di Capitan Sosi, ancora fermo per squalifica. La punizione dell'ex negro Rinaldi, attento sul primo palo e si salva in calcio d'angolo. Inizia a premere la squadra di Stallone. La punizione di Guida, respinge con i pugni Maraglino. Poi il tentativo di Iachini, pedalino col destro, conclusione debole. Nessun problema per l'estremo difensore giallorosso. Ancora gli ascolani a premere. Guerra per Cocchieri, lo scambio tra i due. Parte questo traversone di Guerra e viene anticipato sul più bello Bontà, pronto a colpire sul secondo palo. Sempre Guerra, vivacissimo. Il triangolo con Cocchieri, c'è la chiusura, poi pedalino col destro all'altezza del dischetto. Non c'entra per pochissimo lo specchio della porta. Ancora Bontà, sulla destra, traversone interessante. Respinge Colonna, sempre Monticelli con Iachini. Altro traversone, la zampata di Guida che di pochissimo termina a lato. Si passa al secondo tempo con il Monticelli che alza il numero dei giri. In avanti la squadra di Stallone, Cocchieri, il lob al centro aria per pedalino, il colpo di testa è di Bontà, presa sicura di Maraglino, 27enne portiere della Recanatese. Ancora gli ascolani con Iachini, conclusione di controbalzo che però finisce alta sopra la traversa. Ancora Monticelli, sempre con Iachini. Guerra attivissimo, entra in area di rigore, viene toccato da Lupo e l'arbitro Paolucci indica il dischetto. Calcio di rigore per il Monticelli, va a pedalino col destro, grandissima parata di Maraglino che dice no a bomber biancazzurro. Resta in vantaggio la Recanatese che si distende in avanti. C'è questa chance per la squadra di Potenza con il colpo di testa di Fraternali che però non inquadra lo specchio della porta. Torna avanti il Monticelli, punizione del solito Guerra col mancino, colpo di testa di Terrenzio, traversa piena, sfortunata la compagine ascolana. Ancora Monticelli nei minuti finali, si distende sulla destra Cichella, entrato nella ripresa, il tocco per Cocchieri, cross al bacio, arriva Guerra, zampata vincente, pallone sul secondo palo, 1-1, ancora a segno l'ex agnonese contro la Recanatese come in coppa, festeggiato da tutti i compagni, gol pesantissimo. Il Monticelli pareggia 1-1 a Castel di Lama sotto una fitta pioggia. Ci crede ancora la squadra di Stallone, sempre Cichella, il lancio in avanti per pedalino, controllo e tiro col destro che sfiora l'incrocio dei pali, termina 1-1 a Castel di Lama. Sia Monticelli che Recanatese salgono a quota 2 punti. Gli ascolani affronteranno nel prossimo match il Matelica. Allora mister, è arrivato il secondo punto stagionale, probabilmente abbiamo visto il miglior Monticelli in questo campionato, c'è molto rammarico al di là di qualche decisione arbitrale, lei aveva detto non voleva più parlare d'arbitro, c'è molto rammarico anche perché il secondo tempo, anche come il primo tempo, il Monticelli ha fatto la partita e poi c'è anche quel rigore di pedalino che pesa alla fine. Premesso che come hai detto tu non parlo più di certe persone, andando oltre la cosa positiva è che questa squadra è in grande crescita, io credo che nelle 4 partite che abbiamo fatto è stato un crescendo di prestazioni. Chi non ha avuto il piacere di vedere la prestazione di Avezzano sa che anche lì meritavamo di tornare con i 3 punti, oggi credo la stessa identica cosa. Questi ragazzi nelle difficoltà sono cresciuti
in maniera esponenziale. Questa è la cosa più bella, cioè se davanti a tante difficoltà, vuoi di natura esterna, vuoi di infortuni, vuoi di squalifiche, vuoi di situazioni oggettive che capitano per errori durante la partita, vuoi, se vogliamo, il pizzico di sfortuna, la traversa di oggi di Terrenzio, il primo rigore sbagliato di Pedalino da quando li calcia, l'errore di Cappelli sul rigore dato, che obiettivamente, voglio dire, è stato un errore che poteva evitare, perché voglio dire, non era così una situazione pericolosa da doversi creare un rigore. Nel resto io ho visto una squadra che, anche con, mettiamoci pure la pioggia, che nel momento in cui dovevamo recuperare ha allentato il campo. Voi sapete che quando bisogna far gioco chiaramente diventa più difficile. Oggi ho visto una squadra che veramente mi ha soddisfatto in tutto, a livello caratteriale, a livello tattico, a livello tecnico, e in tutto questo voi sapete che non sono abituato, però credo che un elogio particolare oggi a un giocatore come Guerra vada fatto. Credo che è un giocatore di una categoria superiore, secondo me. Gli auguro, come qualcun altro che l'ha preceduto qui nel Monticelli, che sta facendo sopra, io credo che anche questo ragazzo sia destinato a salire, perché se lo merita, ci sta dando tanto. Però un grande Terrenzio, un grande Cocchieri, grandi tutti, sono stati maestosi. È bello rivedere anche un Pedalino che è tornato alle sue giravolte da attaccante vero, il suo punto di forza. Oggi è andato vicino al gol un paio di volte con quella che è una sua giocata classica. Ripeto, qualcun altro sta crescendo. Oggi ho visto un grande Iachini in mezzo al campo, ha fatto delle giocate, delle aperture di gioco da una parte all'altra bellissime, e ripeto, sarebbe riduttivo non parlare bene di ogni mio singolo giocatore. Meritano tutti un applauso, meritano tutti un abbraccio, e lo meritano per il carattere che questa squadra ha, che non molla mai davanti a tutte le difficoltà, perché un'altra squadra dopo il rigore sbagliato, dopo la traversa, avrebbe mollato. Questi ci hanno creduto sempre fino alla fine, e anche alla fine volevamo vincerla lo stesso. Quindi una squadra di un carattere pazzesco, però sarebbe riduttivo parlare solo di carattere. Io oggi ho visto delle manovre aperte da una parte all'altra, abbiamo fatto uno sviluppo gioco da una parte all'altra e abbiamo messo una quantità industriale in mezzo all'area. Quindi credo che la soddisfazione per l'allenatore è vedere una squadra che risponde a quello che si fa in settimana. Abbiamo provato delle cose, sono state fatte, la squadra sta crescendo, e quindi un grande applauso alla mia squadra. Le altre cose le supereremo, contro tutto e contro tutti. Noi non molliamo mai, e lo sappiamo, e quindi siamo quelli che non mollano mai, e sicuramente ce la faremo anche questa volta a superare tutto quello che ci viene contro.